Teatro di Lina nasce ufficialmente e legalmente quest'anno, con tutte le cose burocratiche del caso, insomma. Però con Francesco è nato un rapporto artistico, prima di amicizia, e poi artistico, e 3 anni fa, no? 3 anni fa abbiamo deciso di fare teatro insieme, venivamo da esperienze diverse, lui dal cinema, io dal teatro, però lui ha fatto anche teatro, insomma. Abbiamo trovato un testo che ci piaceva molto, che era L'Asino d'oro di Apuleio. Da lì abbiamo passato il tempo, un'estate, a scrivere una drammaturgia e ne è nato il primo spettacolo. L'abbiamo portato in giro, andava bene, e abbiamo detto riproviamoci, continuiamo ad andare avanti. Abbiamo fatto altri lavori e adesso siamo approdati a Ziguli, che questo spettacolo stiamo facendo al Kilowatt Festival, e la stiamo facendo anche in giro perché questo spettacolo ha vinto questo concorso, si chiama In Box, che è bello perché insomma non è che si vince la solita patata, si vince una circumvitazione nei teatri, quindi si mostra lo spettacolo, si paga e va bene. Ma se tu potessi capire quello che ti sto dicendo, no, avresti tutto il diritto di pensarti con me, ma tanto non puoi capire, ma perché quella Ziguli che ti trovi sotto i capelli ti fa riconoscere soltanto 3 parole: acqua, pappa, nanna. Meglio se ripetute più volte: acqua, pappa, nanna, 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 acqua. E se ci sono dei vantaggi ad avere un figlio handicappato, io mi posso permettere di essere idiota e ti posso trattare anche male. Sì, questo è un vizio che mi congelo spesso. Lo so, sì, non sono un buon padre per te, lo so. Sì, ma guarda che in giro c'è di peggio. E Ziguli è uno spettacolo che è nato, si può dire, per caso, nel senso che è successo che io uso spesso andare a leggere a sbaffo alla Feltrinelli prima di partire. E quindi un giorno mi sono imbattuto in questo libro, ho cominciato a leggerlo distrattamente, poi sempre meno distrattamente, e l'ho finito lì alla Feltrinelli, anche perché ero parecchio in anticipo. E quando sono salito sul treno, la prima telefonata che ho fatto è stata a Regina, che è nostra amica, nonché anche la nostra organizzatrice, Regina Di Perno, della compagnia, e le ho detto: senti, ma tu conosci questo scrittore, si chiama Massimiliano Verga, si può capire come si può parlare con lui? Perché d'impulso mi era nata questa esigenza di vedere se si poteva farne uno spettacolo. Che c'è un figlio fortemente disabile, che si chiama Moreno, sono dei pensieri sparsi. Francesco ne ha fatto una drammaturgia, poi l'abbiamo costruita anche scenicamente. Non abbiamo voluto affrontare il tema della patologia in sé, né della problematica sociale, abbiamo voluto affrontare, noi abbiamo preso questo tema, per noi era come una metafora estrema di paternità. E ci interessava questa tematica, cioè questo rapporto tra padre e figlio, soprattutto tra maschio e maschio, questa lotta, questa forma di incomunicabilità, questa ricerca di comunicazione, tanto più perché Moreno è un mondo chiuso, misterioso, nella sua disabilità. E anche lì abbiamo voluto utilizzare, piuttosto che un atteggiamento di
come dire, di analisi della problematica sociale e della patologia. Abbiamo voluto usare l'immaginazione attraverso il teatro. Un po' ce l'ha suggerito il libro, questo spunto, e il fatto che Moreno potesse essere vicino agli elementi della natura, per esempio, che sono tanto feroci e pericolosi quanto affascinanti, a noi ci interessava. Quindi questo rapporto del padre con questo figlio in qualche modo si declina anche in questa maniera.